Così senti. Buonasera, eccoci. Ciao, bentrovati. Ciao. Sono Gioacchino Turdo, qui accanto a me potete vedere Sara Hermans, sono l'assistente regia di Michele Capozzi, che per questa sera vi saluta, ma si scusa perché lui è a New York al momento, esattamente proprio a piazzare il film, che poi alla fine di settembre sarà il docufilm di New York, al festival. Adesso quello che vi presentiamo è un trailer, che è già su YouTube da una undicina di giorni più o meno, e che tratta di Bullet Zoom. Bullet Zoom è... vi dico un attimo, perché tutto quello che sentirete almeno in, nella voce di Fuoricampo, che è quella di Michele Capozzi, sarà in inglese. Ora, la scritta che vedete qua, per chi non capisce l'inglese, è una citazione da cui parte poi la nostra idea di fare questo film, che è una citazione di Salomon Xavier, il Metropolitan di New York, che questo è solo un astratto che abbiamo preso da un articolo del Times in cui lui parla, pensa, in cui lui parla proprio della sua esperienza in cui ci dice che, come dice anche questa frase, che the most of the people pensano che Roma, Firenze, Venezia siano un po' come le cartoline, no, per turisti, ma che le reali cose in realtà accadono a Genova. A Genova accade qualcosa. Quello che lui poi, dilungandosi nell'articolo, in quello che vuole dire, è che l'esempio di civiltà invece che viene da Genova dato al resto delle città italiane, in cui in realtà c'è una che marcia al contrario, che marcia in senso inverso, in cui le varie persone, le varie etnie, i vari gruppi si diciamo restano comunque satellitari, che non si non interagiscono con le persone presenti, né tantomeno fra di loro. Cosa che invece qua a Genova, passeggiando per lo stesso centro storico e nei vicoli, questo lo vedete, il negozino di russi di fianco al parrucchiere marocchino, di fronte al negozino poi di cinesi. Comunque è tutto un unico contenitore dove in realtà queste persone hanno imparato, invece che a darsi addosso come succede nella maggior parte delle città italiane, non succede qui, o meglio hanno imparato a convivere insieme, perché unite insieme come anche comunità o vari tipi di comunità che però si radunano in un unico gruppo, ottengono più diritti e più possibilità anche di farsi sentire alle persone, ai cittadini genovesi, così come anche alla comunità, proprio per quella del comune o meno, anche per poter portare al loro mulino progetti e potersi fare finanziare cose che possono servire alle loro comunità, intesi come un'unica comunità. Quindi è più dovuto al fatto di dove loro vivono che di chi ci vive. Questa è una cosa molto carina. Adesso vi faccio vedere il trailer, così poi magari lo commentiamo ancora con Sara Hermans. Buona visione. Urban explorer, phonologist based in New York City. Born here in Genova, and I'm back to my roots. You break my cock, or my ball. Do you know the jeans were invented here? What do you know about Genova? What do you think? Are you sure? For a century, from 1528 to 1630, Genova was the world capital, as New York City is now. Around the old port thrives an historical center mixed with culture, history, and magic. Thank you.
Colesume. The agitation of the sea by the wind. The torment of the waters. A state of mind. Secondo me no. Painters like Rubens and Van Dyck love to come and make beautiful portraits of the women. Solo stoppiamo o togliamo l'audio, ecco, va bene. Allora, quello che volevo dire, come ha spiegato il regista che avete visto, Michele Capozzi, Bullesume, no? Bullesume è questa parola dialettica genovese che abbiamo voluto così rendere fondo con questo docufilm, ma vi voglio spiegare, oltre che significa il fermento delle acque, no? Come diceva lui, l'agitazione delle acque tramite il vento, no? Quello come... come stasera, no? Il gran Bullesume che ci sarà a Rainbow, all'Arena del Mare, dopo, dove mi aspettiamo tutti quanti. Il docufilm, perché docufilm? Perché in realtà questo film è stato fatto sia diciamo con l'accuratezza di voler rubare delle immagini alla città, nella quello che però la sua quotidianità, ma alcune cose per motivi cinematografici ovviamente sono state dovute ricreare, come avete visto la messa bianca a cui avete assistito, o una parte di questa è stata ovviamente ricreata, ma sono cose che però nell'underground genovese accadono nella loro quotidianità. Abbiamo voluto quindi raccontarvele attraverso un po' di fiction anche all'interno del documentario, che è Bullesume. Dunque, io devo dire che la mia esperienza con questo film è stata molto di crescita, soprattutto vedendo lavorare Michele Capozzi nel modo in cui lui avrebbe voluto lavorare, che ci gestiva proprio come una squadra di calcio, devo dire, tutta l'equipe, e anche come ha sistemato la cosa. Però vi devo dire che questo film o questo docufilm è stato ovviamente pensato e prodotto per un pubblico americano, quindi ci sono molte cose all'interno di questo film che probabilmente a voi potrebbero non toccarvi, come dove si trovava la strada di Lincoln a Genova, e perché gli era stata diciamo così offerta o comunque inaugurata, no? Si chiamava, che era su alla piazza di Negro. Ci sono varie cose, no? E c'è una parte di gemellaggio con Genova insieme a New York, proprio perché lo stesso discorso che nell'articolo continuava Xalom Xavier era proprio il piccolo apporto che lui fa al centro storico di Genova oggi, nella sua alta esempio di civiltà che vi spiegavo prima, lo confronta con Manhattan di 40 anni fa, di come le stesse cose, lo stesso esempio di civiltà, di vita comune, cresceva e nasceva a New York. Quindi questa è la cosa bella, diciamo. Genova porta, come sempre, nella sua lotta, nella sua testimonianza, porta in Italia, e di cui stiamo cercando di rendere più fluido questo suo messaggio attraverso questo docufilm. E che altro posso dirvi? Mi piacerebbe fare parlare Sara Hermans, che come avete visto è una delle protagoniste attive di questo documentario. E fa parte della comunità trans qui a Genova e del Get Up, come avete visto alcune cose carine che vi mostriamo, che vi abbiamo mostrato, e comunque qualsiasi domanda avrete da porre o vorrete, siamo qua anche. Adesso lascio la parola a Sara. Buonasera, sono Sara Hermans,
Allora, io ho partecipato a questo docufilm e che in realtà racconta anche un po' la zona di trans, no? Il ghetto, chiamato il ghetto ebraico, perché all'epoca, nel 1600, era una zona in cui vivevano gli ebrei, no? E io faccio parte dell'associazione Princesa, che è un'associazione, gestisce anche uno sportello, che forse adesso nel trailer magari non è che si vede tanto bene, però nel docufilm poi si vedrà molto bene. L'associazione Princesa quindi gestisce questo sportello e ci occupiamo di trans, non solo, perché poi è una specie di consorzio, no? In realtà questo Get Up si chiama, quindi ci sono varie associazioni che collaborano, c'è la San Benedetto, San Marcellino, e il Cesto e noi come sportello. Quindi io mi occupo anche di, non so, vengono, non so, ragazzi che magari vogliono magari diventare trans, chiedono informazioni e anche delle volte è capitato anche delle mamme a cui vengono e chiedono informazioni e magari, non so, aiutare i propri figli. Ecco, io questa sera c'è anche una testimonianza, la Paola, che vorrebbe magari dire due parole, perché proprio lei potrebbe raccontare un po' la storia. Vieni Paola, vieni pure. Ecco, lei è Paola e c'è anche sua figlia, Nicole. Vieni Nicole. Ecco, racconta un po' la tua esperienza, anche è molto importante. Sì, non so se c'entra molto con il trailer del film. Non c'entra, però. Ecco, visto che parliamo anche del GitHub, che è molto importante, sì, perché è diciamo un punto di riferimento per il quale si possono, come hai fatto te comunque, puoi raccontare. Sì, stasera appunto Sara mi ha coinvolto così improvvisamente, io non so bene da che cosa partire. Però parlando del Get Up, io mi sono rivolta lì al Get Up perché appunto mia figlia ha intrapreso, mi dispiace che non che sia trans ma che sia così molto più alta di me. Ma vabbè. Niente, mi sono rivolta lì perché ho sempre pensato di essere una persona con vedute aperte, poi quando le cose ti capitano in prima persona ti rendi conto di non sapere, di non conoscere. Vai incontro alle tue barriere e niente, un po' per caso, un po' perché sono una che vuole sempre andare un po' a fondo, mi sono messa in contatto con Sara, ho conosciuto Sara, che mi ha aiutato molto, devo dire, cioè questo Get Up potrebbe offrire molto di più se fosse anche più sostenuto dalla città, dalle istituzioni. E niente, la mia esperienza è questa, che in pratica io, conoscendo Sara, ho approfondito questo argomento perché, vabbè, per me diciamo che forse è più facile perché poi l'amore ti fa superare veramente ogni cosa. No, ma poi era un mondo nuovo era completamente un mondo nuovo e quindi mi rendo conto di come invece sia importante parlare e approfondire. Bisognerebbe secondo me anche nelle scuole, perché io poi appunto mi sono trovata obbligata a approfondire questo argomento, mi sono proprio resa conto di come ci sono troppi pregiudizi, troppe cose sbagliate. E quindi penso che invece sia importante proprio approfondire per conoscere, perché poi insomma, io non so, cioè, vabbè, la mia esperienza è un'esperienza personale, così io potrei parlare per ora, ma magari vi annoierei anche, però insomma, penso che sia importante, cioè io vorrei portare la mia esperienza soprattutto nelle famiglie, perché immagino, penso che per questi ragazzi e ragazze che hanno questo, che sentono dentro di loro questa necessità, avere una famiglia alle spalle sia fondamentale, ecco, soprattutto questo, perché la società offre veramente zero e quindi se uno ha un sostegno di una famiglia, insomma, deve fare una vita come facciamo tutti, ecco, una vita normale, una vita, abbiamo, cioè, dico delle banalità, poi qua penso che per voi sia una banalità, che però purtroppo non sono, ecco.
No, solo una domanda, cosa diresti tu alle mamme? Che consiglio daresti tu alle mamme? Cioè, tra virgolette, ecco, situazione come la tua, problema che ha tra virgolette, perché secondo me non è un problema questo, cosa diresti? Allora, io direi soprattutto di aprire il cuore, perché quello fa andare oltre a... fa veramente capire di più, cioè io posso dire che anch'io ho avuto le mie paure, la paura dei vicini, la paura, e sono subito, mi ricordo che avevo proprio paura a parlarne. Quando mi sono accorta che, quando questa paura ho detto basta, la devo eliminare, e ho iniziato a parlare, io ho incontrato molta più gente bella di quella che immaginavo. Anzi, devo dire che ho aperto... Mi si è aperto un mondo, ho incontrato delle persone molto, cioè migliori di quelle che conoscevo prima. Devo dire che anche il rapporto con lei è migliorato, cioè mi sento, ecco, prima quando parlavano delle famiglie e dicevano alcune cose sulla famiglia tradizionale, no? I canoni. Mi sento molto più famiglia adesso di prima, perché il rapporto si è costruito proprio su, più su cose vere che su convenzioni, su schemi, e quindi va bene Paolo, gli strappo il microfono, continua fino a domani mattina. C'è una domanda per Nicole però, resta, io vorrei che restasse anche qua ancora un po' con noi, ancora 2 minuti, perché volevo proprio dire questo, perché nel film quello che non si vede dal trailer, ma è che per chi, non è stato costruito in questo modo, ma quello che viene fuori dal film è veramente un'inchiesta su come questa città ti aiuta, o in qualche modo ti dà modo di trovare la propria, o di auto identificarsi e di auto come si può dire mi distraggo anch'io sì, comunque ti dà modo di auto identificarsi e quindi di accettare questa cosa. Infatti volevo chiedere a Nicola adesso come vive lei in questa situazione familiare così la propria identità trans a Genova. No, io la vivo bene, cioè nel senso che da quando sono di nuovo con i miei, perché io abito in un a volte, Genova, a volte il CEP, ed era un posto abbastanza, però anche lì ero stata sempre rispettata, e quando anche vado in giro, cioè più o meno, certo gli ignoranti ci sono ovunque, però ora che sono di nuovo con i miei, tutto a posto, rose e fiori diciamo.